Buonasera, benvenuti al Maxi, al Cinema al Maxi, che è un programma che è realizzato in collaborazione con la Fondazione Cinema. Io personalmente sono venuto a contatto con questo film purtroppo quando la selezione era già completa. È un film che mi ha colpito, mi sono adoperato per trovare uno spazio, e lo spazio è per tutto questo in cui siete voi oggi, quindi al termine del programma, questo film documentario. Vorrei chiamare per l'appunto Ilaria Iovine, Roberto Mariotti e anche il coproduttore Federico Minetti e anche Giuseppe Moffa, autore delle musiche. Allora, come tutti i buoni documentari devono essere anche dei buoni film, quindi ci deve essere del cinema dentro, no? Questo film, che come tutti i documentari naturalmente nasce per esplorare un oggetto preciso, che è la natura e la biografia di un intellettuale forse meno noto di quanto si dovrebbe, e naturalmente anche l'amore per la terra che ha caratterizzato la sua opera. Io credo che in realtà la forza di questo film stia proprio nell'attingere una delle voci più antiche della cultura, no? L'amore per la terra. Sicuramente no, siamo contentissimi di presentare in anteprima il nostro film in questa sede, in una sede come questa, una rassegna come quella di Cinema al Maxi. Primo grazie è per te, per averlo così fortemente voluto. E per quanto riguarda, da dove siamo partiti? Siamo partiti dagli scritti giornalistici di Francesco Iovine, che io ho scoperto i tempi della mia tesi, ormai 20 anni fa, e mi hanno colpito per una forza narrativa, critica, lirica, che è sorprendente riscontrare appunto in una scrittura da quotidiani, da riviste, eccetera. E quindi ho pensato, perché non fare un documentario partendo da questi scritti giornalistici, per cui ho cominciato tutta l'opera di selezione, di adattamento, che non è però, non voleva essere quella di un tempo, la classica voce narrante, quindi commento a anche la lettura dei testi è... Sì, è assolutamente personale, è molto soggettiva, personale. Esatto, tant'è che l'intento era quello proprio di rendere questa voce narrante, quindi la figura di Francesco Iovine, che anche se defunto e il film non lo mostra per ovvi motivi, però comunque partecipe. E poi l'esperimento di abbinare a queste parole, che sono comunque degli anni 40, perché sono tutti scritti che risalgono a quegli anni, a immagini di oggi. E un esperimento che abbiamo voluto fare anche incoraggiati dall'universalità che arrivava da queste parole, nel nome appunto dell'amore per la terra, della poesia, della favola, e questo è poi quello, il motivo per cui abbiamo optato per una favola, c'era una volta. Ecco, però appunto volevo dire questo, che la forza del film sta anche nella forza delle immagini, nel senso che appunto secondo me un buon documentario deve stare anche nel buon cinema, diciamo, no? Ieri proprio su questo schermo abbiamo fatto una cosa molto particolare, c'erano tanti classici, sequenze di classici del cinema russo e sovietico, e quindi Dovchenko, Pereshchan, Tarkovsky, che hanno una caratteristica fortissima, appunto questo amore per la terra, per il paesaggio, no? Significa anche inquadrarlo in una certa maniera, no? Significa anche far sentire una forma di empatia, no? Il modo in cui si guarda un paesaggio non è mai un modo neutro. No, in effetti questa poi è stata un po' per me un ritorno, perché io ho fatto degli studi abbastanza vicini a quelli della terra, infatti sono proprio braccio al padre dell'agricoltura in qualche modo, però devo dire sì, è stata una grandissima esperienza, perché ci siamo un po' lasciati trasportare dai personaggi, dalle persone che abbiamo incontrato, e il loro amore per la terra che ci ha particolarmente ispirato. Poi adesso è stato abbastanza semplice, perché in certi posti è abbastanza facile piazzare una camera e con un po' di occhio veramente, però insomma quello che hai davanti è quasi sempre insomma spettacolare, per cui che non è stato particolarmente complicato. Quindi produrre un film del genere, lo dico al produttore, no? Volevo ringraziare anche Molise Cinema, che
diciamo così, è stato il primo nostro partner quando ancora eravamo a una fase progettuale, che ci ha sempre sostenuto, e anche un imprenditore, Claudio Papa, che ha mantenuto fede poi alla promessa e ci ha sostenuto, ma soprattutto per me, produttivamente, Ilaria e Roberto sono un buon 90% del film. E mi fa piacere che abbiano trovato una enorme forza e non si siano voluti mai fermare davanti a niente. Credo che sia davvero un grande merito, e quindi, come dire, produttivamente i meriti sono di loro. Questa è la verità. Pastorale, c'è una tradizione musicale pastorale illustrissima, quindi quando, che tipo di scelte hai dovuto compiere, come tipo di scelte hanno dover... Diciamo che tutt'altro che pastorale. Beh, la scelta, beh, innanzitutto ho colto da subito l'invito a fare, perché si parla della mia terra, io sono alla fine l'unico molisano, si parla della mia terra e... sono gli ultimi. Si parla di uno scrittore che amo tantissimo. E, la cosa che ho cercato di riuscire a tradurre in musica è una sensazione che mi dà, che mi è stata data dallo stesso Francesco Iovine nei suoi scritti, che sono due, diciamo, sentimenti contrastanti, quello dell'amore per la sua terra da un lato e la rabbia e l'amarezza dall'altro, che un po' tutti proviamo. Ancora che tipo di tutti i grandi intellettuali dopo quella, diciamo, da Pasolini in su e giù. Allora, grazie a Ilaria Iovine, a Roberto Mariotti, a Giulio Minetti, a Roppa. Grazie a voi di essere qui. C'è una volta la terra. Che sia stato seguito e capito e compreso. Quindi, insomma... No, mi ha colpito una persona che mi ha detto è bello perché ha il ritmo esattamente che c'è sulla terra, è come se vi foste fatti guidare dal ritmo della mantia. E quindi questo forse è un po' riassume, cioè, il senso della terra e il legame della terra che volevamo raccontare. Un lavoro anche unitario, cioè c'era unità, insomma, nel lavoro, questo insomma ci perché l'unità rende anche più fruibile il documentario, cioè è più godibile, si comprende meglio, solo se stiamo lavorando nella ricerca di alcune sale che siano interessate a proiettarlo. Vorremmo farlo uscire diciamo, a partire dal Molise, probabilmente dal sud, c'è anche qualche interesse qui a Roma, nei dintorni di Roma, eccetera, per cui vogliamo partire da queste sale e poi cercare di portarlo nelle sale tutti i vari. Sarà un film di quelli che viaggiano, si spera, nel passaparola della gente. Per cui speriamo che anche per questo film totalmente indipendente si inneschi il passaparola che ha fatto girare dei piccoli film come questo.